La colazione di questa mattina è davvero bella, carica ed energetica. Mandava davvero di mangiare qualcosa di sostanzioso e dolce. Mi sono fatta quindi French toast, che sarebbero semplicemente delle fette di pane con un pochino di uovo, cacao in questo caso, e poi cotti in padella, e sono strabuoni. E poi mi sono fatta un bel cappuccino di soia. Sì, è soia, non è latte normale, e guardate come si è montato bene. Io adoro il cappuccino, quando ho un minuto in più la mattina cerco di farmelo sempre. E basta, questa è la mia colazione. Adesso vi faccio vedere come ho preparato i French toast, ma arriverà prestissimo la ricetta ufficiale, diciamo quella vera e propria. In un piattino ho messo un ovetto, la voce se ne va, un pochino di cacao, adesso ci aggiungo un goccino di latte. Io, utilizzando questo qui alla vaniglia, che è già abbastanza dolce di suo, non vado ad aggiungere zucchero. Se mettete un latte al naturale, ovviamente mettete un pochettino di zucchero, anche perché poi con il cacao potrebbe essere un po' amaro. Semplicemente prendo le fette di pane e ce le vado a inzuppare dentro. Questo è il pane bauletto, quello lì integrale, diciamo che mi basta giusto, no, anzi ce ne voleva un po' di più, ma noi facciamo così, una cosa che non si deve fare. Magari questa non verrà come le altre due fette, però va bene lo stesso, dai. Adesso faccio scaldare su tutti e due i lati, è una cosa molto veloce, però gli faccio fare una bella crosticina. Guardate come ha montato bene il cappuccino con il latte di soia, sempre questo qui alla vaniglia, e la macchinetta per fare il caffè. Praticamente ormai tutte hanno la bocchettina per fare il cappuccino, e devo dire che lo fa benissimo. Non so se è merito della caffettiera o è merito del latte che monta molto bene, ma guardate che bello! Ed ecco la colazione, i miei French toast al cacao. Sopra ho messo un pochino di sciroppo di datteri, sarà stato neanche un cucchiaio in totale. Per pranzo ho fatto dei boccolotti con le cime di rapa, sono buonissime, è una pasta molto molto facile da preparare e anche piuttosto veloce. L'altro giorno al 2D avevo trovato questa busta di cime di rapa e l'ho voluto prendere. Di solito non le compro mai, non compro quasi mai la verdura così in busta, però mi aveva preso troppo voglia, quindi l'ho comprate e le andrò a fare con la pasta. Quindi vado velocemente a togliere le foglie più gialle e la posso lavare. A questo punto la posso mettere nell'acqua, anche se l'acqua non è bollente, non importa. Io la prima cosa che ho fatto è stata mettere su la pentola con un po' di acqua e lavare la verdura, quindi si è appena scaldata. Ok, allora in quest'acqua adesso ci vado direttamente a cuocere la pasta e questa verdura invece la vado a tritare bene. Io ho tolto l'eccesso di acqua, però non la scolo troppo, perché così dopo quando la andrò a saltare nella padella non sarà troppo secca e asciutta. A questo proposito, se fate anche voi la pasta con le cime di rapa, fatemi sapere come la fate, perché sono curiosa di sapere anche altri metodi e ricette. Vado a mettere in una padella la verdura sminuzzata. Qua ci stava benissimo l'aglio fresco, e io però non ce l'ho e utilizzerò questo qua in polvere, ne metto proprio poco, anzi lo metto subito, ne metto una spolverata, anche questo è pure troppo, e ovviamente olio. Io qua con l'olio abbondo un pochino, anche perché è per due persone. Vado a mettere un pochino di sale e adesso faccio saltare la mia verdura qualche minuto. Possiamo scolare la pasta e la vado a mettere direttamente insieme alla verdura. Aggiungo un po' di formaggio grattugiato e faccio saltare qualche minuto.
Per merenda mi andrò a mangiare un pochino di frutta. Ho comprato un sacchetto di arance e come sempre in questo periodo ho una voglia matta d'arance, però ancora non sono buonissime. Le ho prese queste qui nella rete, così sembravano tanto carine, poi invece praticamente sono gialle e effettivamente sono molto molto aspre, sembrano dei pompelmi, e invece qua nella rete arancione sembravano molto più colorite. Comunque sì, non importa, per fortuna mi piacciono talmente tanto le arance che me le mangio comunque. Becco sempre delle arance un po' sfigatelle, io non vedo l'ora che ce le mandano giù dalla Sicilia, proprio sto contando i giorni perché quelle sono spettacolari e non hanno nulla in confronto a queste qua. Però arance, e mi finisco anche i mirtilli di questa mattina, quindi merendina proprio fruttosa. Piccolo extra, mia sorella mi ha portato i cioccolatini della Lind fondenti, ce n'erano un po' misti. Io mi sono presa questo qua proprio adesso, al 72%, molto molto buono, e uno per me e uno per Giampaolo, piccolo extra. Per cena invece ho deciso di fare una cosa che faccio spessissimo, l'avete vista anche in molti Wet Eating a Day, quindi la verdura semplicemente rosolata in padella, zucca e patate in questo caso, con tanta erba cipollina, olio e sale, quindi semplice semplice, e il polpettone che vi avevamo fatto vedere nel meal prep, e trovate la ricetta nella descrizione e nelle schede. Affetto le patate, le faccio a cubetti molto velocemente. Adesso che ho messo anche la zucca, l'ho semplicemente tagliata a fette e a pezzi, vado a mettere l'olio. Adesso non rimane che mettere un pochino di sale, ci metto un po' di pepe, okay? E ci metto anche un po' di erba cipollina, questa di Tiger. Anche Tiger ci ha pagato un sacco di soldi per farlo vedere questa erba cipollina, quindi adesso ve la faccio vedere, è buonissima. Solo quella di Tiger è buonissima. Solo quella di Tiger è buonissima, okay, forse è anche esagerato con tutta questa bontà. Comunque adesso ne metto tutto quanto in forno e lo lascio andare per 30-40 minuti circa. Ed ecco qua la nostra, la mia cena pronta, guardate che meraviglia, buonissima. E io l'ho tolta dal forno perché sennò si sarebbe bruciata, ma ovviamente adesso vado in palestra e poi quando torno basterà riscaldare tutto quanto. Io adoro la verdura fatta così, adoro questo polpettone di lenticchie che è troppo buono. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima, ciao!